Bentrovati, l'errore che ora bisogna assolutamente evitare è cadere nel vittimismo, quel vittimismo che inevitabilmente Aleggio è venuto a galla ieri a conclusione di gara 1 della finale playoff contro il Lecco, che ha visto la formazione ospite imporsi sui titoli di coda per 2-1. Cadere nel vittimismo? Vorrebbe dire fare il gioco dell'eco che adesso inevitabilmente la metterà anche sul piano squisitamente psicologico, avendo anche due risultati utili a disposizione per centrare l'obiettivo della promozione in Serie B. Ma quello che è accaduto ieri sera è inevitabile che poi scatenasse la rabbia, la delusione del Foggia, dei suoi tifosi. Foggia è furioso per alcune discutibilissime decisioni arbitrali del signor Kevin Bonaccina della sezione AIA di Bergamo, che in qualche misura hanno poi orientato e inficiato il risultato finale. I due episodi ormai sono di dominio pubblico. Stiamo parlando prima del gol annullato a Ogunsè, sarebbe stato il gol del 2-1 in avvio di ripresa, e quella rete sicuramente avrebbe come dire, anche messo in discesa i secondi 45 minuti di gioco per i rossoneri. L'azione, secondo il direttore di gara, sarebbe stato viziato da un fallo dello stesso Ogunsè, e le immagini però dicono tutt'altro, così come dicono tutt'altro anche, dice tutt'altro anche l'episodio della mancata concessione più avanti del rigore per un'evidente spinta che è stata commessa ai danni di Frigerio, che sulla ribattuta di Melgradi dopo la conclusione di Schenetti si era avventato su quella palla e sembrava potesse spingerla in rete. Invece quella spintarella ha, come dire, scoordinato poi il colpo di testa di Frigerio, che si è perso sul fondo. Anche in quella circostanza però il direttore di gara Bonaccina non ha fatto una grinza, e dunque questi due episodi poi hanno determinato in qualche misura la sconfitta del Foggia, a conclusione di un match che è stato, dobbiamo dire, molto combattuto. Dobbiamo evidenziare la qualità dell'Ecco, questo a prescindere, una squadra che non si arrende mai, una squadra che Foschi sa tenere molto bene in campo, una squadra organizzata, spigolosa, una formazione che concede poco o nulla all'avversario, e se ne ha reso conto proprio il Foggia di Delio Rossi ieri sera. Una sfida che è stata giocata sul filo dell'equilibrio, che probabilmente avrebbe dovuto concludersi con nulla di fatto, se poi sui titoli di coda Lepore, ex Lecce, non si fosse inventato quella traiettoria sul calcio piazzato dal limite che ha tramortito dal masso e ha regalato all'Ecco questa vittoria che sa di sentenza per il Foggia. Tra un po' arriviamo anche al match di ritorno. Quello che però in questo frangente ci piace sottolineare è che in una gara come quella di ieri sera, in cui c'era il supporto tecnologico a quale si poteva fare tranquillamente riferimento, si porta dietro invece strascichi molto molto polemici, ripetiamo, per due episodi che forse avrebbero richiesto maggiore attenzione sia da parte della quaterna arbitrale, ma anche e soprattutto del VAR e della VAR. Vedete, l'unica chiave di lettura che possiamo dare nell'occasione del gol annullato a Ogunsè è che il direttore di gara abbia fischiato anzitempo l'intervento, presunto intervento di Ogunsè sul difensore. Le immagini invece testimoniano tutt'altro, per cui secondo Bonaccina non ci sarebbero nemmeno gli estremi per poter parlare di gol annullato. Viceversa, nell'episodio successivo che chiama
in causa Frigerio, responsabilità relative si possono addossare a Bonacina, perché riteniamo che lì dovesse essere il VAR a dover intervenire, a chiedere almeno che il direttore di gara andasse a rivedere quell'episodio. Così non è stato, e allora è inevitabile poi che si sollevino un mare di polemiche, che vengano a galla anche presunte situazioni, sinceramente, nelle quali non piace ficcarci, anche perché, insomma, rispetto a certe cose che potrebbero chiamare in causa anche la lealtà del direttore di Gavara, meglio andarci molto cauti, almeno fino a quando poi non si hanno elementi concreti a disposizione. Guardiamo le cose che succedono in campo, cerchiamo di valutarli. Di valutare questi episodi con la giusta serenità, senza, ripetiamo, particolari vittimismi, perché adesso diventare vittime significa, lo torniamo a ripetere, fare il gioco del lecco. Invece, questa, chiamiamola così, rabbia agonistica, adesso bisogna trasformarla in energia positiva in vista del prossimo impegno. L'ultimo di questa stagione, in programma domenica prossima a Lecco, al Rigamonti Ceppi. Lì il Foggia non ha alternative, deve vincere il minimo con un gol di scarto per garantirsi almeno la disputa dei tempi supplementari e degli eventuali rigori. E nell'arco dei 90 minuti può succedere di tutto, anche perché, badate bene, fate, come dire, riferimento preciso a quello che sto per dirvi. Questo Lecco è molto più pericoloso in trasferta di quanto non riesca ad esserlo in casa, e questa è una flebile speranza che il Foggia dovrà giocarsi fino in fondo. Diceva qualcuno, non è finita fino a quando non è finita. I rossoneri, insieme al loro allenatore Delio Rossi, lo tengano ben presente. No, però, al vittimismo.